Donaci, o Signore, la tua grazia. Formaci un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 20-26. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice la guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Immaginiamo di partecipare a un pellegrinaggio a Roma. Il culmine di questo pellegrinaggio sarà la messa sull'altare in San Pietro. Io desidero questa messa, partecipare a questa messa, perché voglio depositare sull'altare edificato sopra la tomba di Pietro una preghiera speciale per un caro amico che sta male. Sono in preghiera davanti all'altare papale, sta celebrando il Papa che appunto è entrato per la messa. Ma proprio in quel momento mi viene in mente che una settimana fa ho fatto una discussione con un mio collega di lavoro e da quel momento non ci siamo più parlati. A quel punto, dice Gesù, il ricordo deve bloccare la mia partecipazione alla messa. Devo uscire da San Pietro, abbandonare il gruppo con cui sono in pellegrinaggio, prendere il primo treno, ritornare a casa, cercare il mio collega, far la pace con lui, ritornare a parlare con lui e solo dopo posso ritornare a Roma a partecipare a un'altra messa. Io non posso partecipare alla messa, alla preghiera, se c'è una relazione rotta con qualche amico. Certo, uno potrebbe dire, ma se io voglio fare la pace con il mio collega, ma lui non vuole, che cosa devo fare? E quante volte dovrò poi, nel corso della mia vita, interrompere la preghiera a partire da discussioni o momenti di disaccordo con persone con cui vivo? Certo. La parabola di Gesù disegna un caso che per ognuno di noi è impossibile prendere fino alla lettera e certamente Gesù, parlando di quel rito da interrompere, presenta un caso paradossale. Ma per Gesù questa parabola, pur essendo paradossale, è il giusto commento per interpretare il quinto comandamento, non uccidere. Perché si uccide non solo togliendo la vita, ma anche togliendo il saluto, togliendo la relazione, interrompendola. Dice San Giovanni nella sua prima lettera, chiunque odia il proprio fratello è omicida. E nessun omicida ha la vita eterna in lui. Se vuoi pregare e se speri che la tua preghiera sia un vero incontro con Dio, che veramente Dio ascolti la tua preghiera, non puoi accettare che ci siano relazioni ferite, interrotte tra te e uno qualsiasi dei tuoi fratelli. E fratello è ognuno con cui hai relazioni. Prima di tutto la famiglia, poi il lavoro, la comunità cristiana, la città dove vivi. Devi metterti d'accordo con lui al più presto, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, nell'ira non peccate,
Non tramonti il sole sopra la vostra ira. Devi metterti prima d'accordo con il fratello che pregare. Uno scatto di ira non deve durare di più dello spazio di una giornata, secondo San Paolo. Dunque, la parabola paradossale del rito interrotto che Gesù ci pone davanti indica che dobbiamo essere attivi nel sanare le ferite dell'ira, che spesso, ricordiamolo, più che con l'arma della violenza fisica, l'ira usa l'arma della parola, dell'offesa, della maldicenza, della calunnia. Ecco come anche San Giacomo dice sia ognuno di voi pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché spesso la lingua ci può portare a far del male. Quindi oggi il Signore ci richiama a questa necessità che parte dall'amore. La mia preghiera è vera, se ho la mia precisa volontà di sanare ogni fonte di ira, anche se si è tradotta solo nella parola. Ma ci può essere anche il caso che il fratello non vuole la riconciliazione. Ma tu che cosa devi fare? Allora non devi pregare? No, Gesù non vuol dire questo, ma ti dice puoi pregare solo se attivamente stai promuovendo ogni iniziativa di pace. Non ti arrendi alla rottura, ma cerchi per quanto ti è possibile la riconciliazione. Ricordiamo, Gesù ha cercato la riconciliazione per esempio con Giuda fino alla fine, quando al momento della cattura ha chiamato Giuda amico. Chissà che cosa ha prodotto nell'animo di Giuda questa parola, amico. Sulla croce Gesù ha cercato la riconciliazione verso quelli che lo prendevano in giro e lo stavano uccidendo. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E uno, alla fine, è riuscito a riconciliarlo a sé. Il suo compagno di croce che ha portato in paradiso, ma anche con i farisei e gli scribi che da subito hanno cercato di ucciderlo. Ecco, Gesù, pur usando parole forti con loro, ha sempre cercato di raggiungerli, di instaurare un rapporto, ha risposto alle loro domande anche quando erano fatte per metterlo alla prova, per metterlo in difficoltà. Ha accettato anche di andare a casa loro, ha accettato gli inviti a pranzo. Gesù ha dato la vita per riconciliare il mondo, per far la pace con il mondo. È evidente che l'esito finale dell'impegno per la riconciliazione non dipende tutto da te, come non dipende tutto da Dio. È necessaria la risposta libera dell'uomo, ma con il dono dello Spirito dobbiamo assomigliare a Gesù, e cioè mettere tutto l'impegno, tutta la fantasia, tutta la nostra forza perché ci sia pace. Questa è la garanzia di una preghiera sincera. Riconciliati, non rassegnarti, e fa che la parola amico sia una parola che pronunci con tutti i tuoi fratelli. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata e ci risentiremo lunedì, quindi buona anche seconda domenica di Quaresima.